siamo qui proprio per dire no alla guerra e sì alla pace. Aderito a questa bellissima manifestazione per la Marcia della Pace. Professoressa, quante associazioni hanno aderito a questa manifestazione bella? Allora, il numero delle associazioni a memoria non lo ricordo, però è un numero consistente di associazioni. Ricordo che c'è stato un coordinamento per la pace che ha coordinato liberi cittadini e associazioni sul territorio in nome della pace. E hanno aderito a questo nostro progetto alcune scuole superiori, tra cui il Liceo Scientifico Gatto, il Liceo Piranesi, e questa grande manifestazione in nome della pace è stata voluta, ideata e creata soprattutto per i giovani. Vogliamo che da realtà piccole come la nostra possano nascere messaggi di speranza importanti. E in un pianeta già devastato dalla crisi pandemica, dalla crisi climatica, i nostri giovani non meritano un futuro così un presente, un futuro così terribile. Quindi speriamo che in tutte le realtà, dalle più piccole alle più grandi, si ci muova, dalla società civile, si muova la società civile per temi importanti e fondativi come la pace, per il futuro dei giovani.